ai lavori il palazzo e la piazza, cultura e libertà. Io non impreco il mio tempo e non ti spero all'avvenire. Io ho fede nella cultura più diffusa, nella più vigorosa concitazione morale dei cuori. L'accostamento palazzo-piazza, la distinzione tra dentro e fuori, tra potere e paese, come per primo Pierpaolo Pasolini nelle lettere luterane rappresentò plasticamente coniando la metafora del palazzo, introduce il tema del certamen di quest'anno, che si focalizza sull'importanza della cultura in ogni tempo e quindi anche nel nostro, e dell'essere essa ontologicamente libertà. Discutere nel palazzo, fare politica da palazzo, chiudersi nelle stanze di palazzo, ha finito per dare al palazzo un significato distante dalla sua originaria funzione, attribuita nella società dell'età del bronzo, nelle città dell'antica Mesopotamia e dell'antico Egitto, quando, oltre a essere residenza del re, esso era centro delle attività economiche, politiche e religiose. Diversa accezione alla piazza: l'agora greca, il centro del potere religioso e commerciale della città, o in altri casi anche il luogo simbolo della protesta popolare, lo scendere in piazza è stato da sempre inteso come espressione della volontà. Oggi c'è un altro tipo di piazza che chiama raccolta milioni di persone, con un click che è ben diversa dalla piazza reale, e la piazza virtuale. È la piazza che si rivolge in modo efficace a un pubblico sempre più eterogeneo dal punto di vista sociale e politico, e applica una sua idea di democrazia deliberata e partecipata che si sviluppa sul web ma poi si riflette offline. Con tutti i limiti che una comunicazione mediata da un computer e impersonale può avere, in tutte queste accezioni parlare di palazzo e di piazza riconduce comunque alla riflessione sulla cultura e il suo essere libertà, che si faccia cultura a palazzo piuttosto che in piazza, che si faccia in una piazza reale piuttosto che virtuale. La cultura è, come scrive Giustino Fortunato, la nostra speranza, e solo in essa possiamo aver fede, senza lasciarci andare a imprecazioni sul nostro tempo né a disperare del nostro avvenire. Naturalmente intendiamo per cultura la partecipazione attiva, seria e critica alla società in cui si vive. E perché essa sia proprio questo, un ruolo importante lo ha la scuola in generale e la classe in particolare. La scuola, infatti, deve non solo insegnare, ma anche educare, e nell'educazione alla civile convivenza il ruolo più importante è quello del gruppo classe. Al suo interno ci si trova a vivere un primo spaccato di società civile, perché si entra a contatto con persone e opinioni diverse e spesso contrarie, e la convivenza può diventare molto difficile. È nella classe che i ragazzi si trovano per la prima volta a tentare una comune convivenza basata sul sentire comune, e si pongono alla ricerca del bene comune. Studiare e vivere un'esperienza di classe aiuta a comprendere le esigenze e le attese altrui. Questo fa capire che si cresce bene solo se si cresce insieme, si è davvero liberi da ignoranza e violenza, se liberi lo sono anche gli altri. Certo, la cultura deve andare oltre la scuola. I ragazzi imparano la convivenza civile nella classe e la devono poi applicare a una classe più estesa, una volta mossi i passi nel mondo esterno. La cultura deve farsi necessariamente attiva nella realtà contingente. Perciò la cultura serve a umanizzare l'uomo, e sa renda una persona un cittadino che sappia cogliere il mondo. In questo senso la cultura è libertà, perché rende liberi, liberi dal conformismo. Gli studi, ragazzi, e ciò che deriva da essi, la forza culturale, la capacità critica e la forza di giudizio difendono la libertà di ciascuno. E l'intellettuale, proprio come Giustino Fortunato, questo fa, non si isola.
affonda le mani nel mondo e prova a mettere a frutto il suo sentire critico tramite l'azione. E questo è il senso da cui siamo partiti ed è il senso che vogliamo dare a queste giornate di certamen. Grazie. Quindicesima edizione Certamen Ario Nero in Vulture con il dottor Giuseppe Accascina, Università La Sapienza di Roma. Paraprasando anche il tema conduttore di questa edizione, il Palazzo e la Piazza, cultura e libertà. Io sono rimasto molto sorpreso e ammirato di questa, di questo convegno perché si è respirata, stiamo respirando l'unitarietà della cultura. Io sono matematico, qui si parla di storia e così via, e vedere queste materie parlarsi tra di loro e vedere che sono la stessa cosa, solo coniugate in modo un po' differente, fa piacere. Di solito matematici stanno tra matematici, storici tra storici e così via, qui non è così, e questo è un grande merito tra i tanti di questo convegno. Un suo parere su questa iniziativa, qual è il valore aggiunto? Credo proprio l'unitarietà della cultura e poi anche mi pare estremamente importante il portare qui studenti da tutta Italia che vengono qui, respirano la cultura che c'è qui, non è inutile nasconderlo, spesso, specialmente al nord, ci sono certe idee preconcette, diciamo, sul sud. Io vengo dal sud, e far vedere sul campo che la situazione è differente mi pare estremamente importante. Nel suo intervento cosa ha voluto trasmettere? Io ho voluto, non so se ci si sono riuscito o meno, ho voluto far vedere come anche la matematica, che pare una cosa così astratta, così lontana dalla realtà, si è sviluppata per merito dell'arte, Leonardo da Vinci, e viceversa, come l'arte ha preso certe cose dalla scienza. Leonardo da Vinci, da questo punto di vista, era tutto, riuniva in sé tutte queste varie attività, e questo ho tentato, non so se ci sia riuscito o meno, di far vedere sempre l'unitarietà. Buongiorno a tutti, ringrazio per il cortese e gentile invito e saluto tutta la comunità scolastica, gli alunni, il personale docente e non docente e la dirigente, le autorità ecclesiastiche, Monsignor Talucci, e le autorità militari, civili, la rappresentanza ufficiale del nostro comune di Rio Nero e il segretario generale di Matera Basilicata 2019. Mi venivano in mente due considerazioni, due pensieri nell'ascoltare la presentazione di questo evento che è veramente eccellente e fa onore al nostro territorio, ma fa onore soprattutto, e mi piace chiamarla, comunità scolastica, perché dice quella virtuosità di cui parlava la professoressa precedentemente. Mi veniva in mente, oggi è il 9 di maggio, e mi veniva in mente un pensiero di uno statista, di un politico, di un uomo della scuola, Aldo Moro, il quale è stato docente universitario giovanissimo, 24 anni, aveva già la docenza di filosofia del diritto all'Università di Bari, un uomo che è morto con il lavoro scolastico nelle valigie, non solo con documenti di ordine politico o statale. E tra queste carte c'erano, almeno se non ricordo male, 10 tesi di laurea che lui a mezzogiorno avrebbe dovuto discutere all'Università di Roma. E c'è una frase molto bella tra le tante di Aldo Moro che vedo legabile a questa tematica che oggi, a partire da oggi, coinvolge il certamen. Moro diceva: la verità è rivoluzionaria e rende coraggiosi e liberi. Fare cultura significa educare alla verità, fondamentalmente, alla verità non solo scientifica, ma alla verità morale, perché la scuola resta oggi
un luogo, nonostante tutte le possibili critiche che si possono fare, resta un luogo dove veramente si educa la persona. E i ragazzi, i giovani, come oggi si dice in maniera molto più corretta, non sono soltanto la speranza del domani, ma sono la bellezza dell'oggi, la bellezza dell'oggi. E penso che i docenti questo lo constatino ogni giorno, ogni mattina. E quindi è molto bella quel riferimento che ha fatto la dirigente di questa intervista, di questo studente della nostra scuola. È bello vedere la scuola come una piccola città dove ci si educa alla civiltà. E se non ricordo male, Aldo Moro fu tra quelli che volle che fosse inserita l'educazione civica nella scuola, cioè luogo dove si imparano le relazioni, luogo dove si impara la cultura come convivialità delle differenze, luogo dove si impara il metodo per cercare la verità. Perché la verità, come diceva Moro, ma qui il substrato è evangelico, è Gesù, la verità vi farà liberi, la verità non ha colori, la verità non ha etnia, la verità è transculturale, la verità appartiene alle intelligenze. Ed è molto bello in una scuola ricordare ciò che diceva il cardinale Martini quando istituì la cattedra dei non credenti. Chi doveva salire in cattedra? Quali dovevano essere i requisiti? Il cardinale dice: non chiedevo se erano credenti o non credenti, ma pensanti o non pensanti. E la scuola vale proprio perché educa al pensiero, nel senso più nobile del termine, perché il pensiero crea relazioni, il pensiero crea ponti, è la cultura che abbatte i muri, però custodisce le mura. Non è una differenza così banale. I muri dicono divisioni, i muri dicono contrapposizioni, le mura invece dicono argine, le mura dicono capacità di mettere insieme le energie positive. Le mura ci rimandano a quella cinta che il Signore custodì il nuovo creato proprio nella prima pagina della Sacra Scrittura, nel libro della Genesi, la siepe della relazione in cui pose Adamo ed Eva, la nuova umanità. E poi un'ultima considerazione che mi viene, visto il bellissimo tema, il palazzo, la città, la cultura e la libertà, mi viene in mente Don Milani, il quale diceva che la libertà cresce con la cultura, e il suo metodo rivoluzionario in fondo scolastico era proprio partire da questa consapevolezza. È bello che oggi ragazzi e voi tutti ci incontriamo qui nella scuola, che diventa piazza e diventa anche simbolo per la città di Rio Nero, per la Basilicata, per il nostro sud. Non per vantarmi la citazione, ma l'ho fatta in un'intervista sulla Fiat che mi è stata fatta su Avvenire. Ho detto: no, io voglio che i nostri giovani vadano fuori, ma tornino arricchendo il nostro territorio. Grazie a tutti.